È un viaggio alla riscoperta di nuovi posti e allo stesso tempo un viaggio interiore, per riscoprire se stessi e conoscere i propri limiti. E voglio anche lanciare dei messaggi positivi alla gente di apprezzare, la natura e rispettarla soprattutto. E in più è un messaggio che lancio a mio figlio. Che se vuole raggiungere qualcosa con l'impegno e la voglia di fare, tutto è possibile. È una sfida da record quella in cui sta per cimentarsi Massimo Pascale, 35enne lucano, ma ormai aretino d'adozione dal 2003, raggiungere la cima del Monte Bianco in 72 ore partendo da Arezzo. Poi se ci vorrà qualche ora in più, cioè, sono soddisfatto. Lo stesso, l'importante è completare il viaggio. E poi ho usato diciamo un aiutino. Ho fatto scrivere una lettera a mio figlio nel caso in cui Per io. darti un po' di coraggio. Sì, Ah, quindi ecco. ecco, sì. È lo stimolo anche per non arrendermi a questo viaggio. La partenza sarà venerdì 12 luglio alle 4 del mattino da Piazza Grande. Massimo partirà assieme al suo massaggiatore e ad un cameraman che documenterà l'intero viaggio. Le tappe orientativamente saranno tre, ma il programma potrebbe variare secondo il meteo e le condizioni fisiche. Prima tappa sarà Vercelli. Dopo dovrò riposare, dopo aver percorso quasi 430 km, con partenza verso lago di Combal a circa 1900 metri d'altitudine. Da lì in poi c'è una guida alpina che mi aspetta per affrontare la camminata a piedi. Per dirigermi verso il rifugio Gonnella, a 3100 metri. Da lì in poi, dopo un po' di ore, nella notte dovrò affrontare la scalata per la vetta. Qua. Quindi siamo nella zona del Monte Bianco. Sì, hai detto bene. Perfetto. Per arrivare in vetta a 4800 metri.